Intanto vi leggo la lettera brevissima che ho ricevuto dall'Annunziatura. Eminenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare di Roma il Reverendo Benoni Ambarush, direttore della Caritas di Roma. Allora, siamo contenti, Santo Padre Papa Francesco, Vescovo di Roma, che ha nominato Vescovo Ausiliare con delega per la carità, la pastorale dei migranti, in particolare Rom e Sinti, e con l'incarico dell'ufficio missionario diocesano. Non è facile per nessuno incarnarsi in una realtà umana ed ecclesiale diversa dal proprio paese di origine. L'esperienza personale ha reso Don Ben molto sensibile alle condizioni di chi vive in mezzo a noi da immigrato in una terra straniera alla ricerca di un lavoro e di una condizione stabile. Stiamo parlando di una porzione enorme degli abitanti di questa città, oltre 500.000 di persone, il 12,8% della popolazione romana. L'Episcopato di Don Bene è un segno concreto dell'attenzione di Papa Francesco verso questa realtà umana. Nel 2017 il Cardinal Vicario lo sceglie come vice direttore della Caritas di Roma. Dal 1 settembre 2018 diventa direttore della Caritas succedendo a Monsignor Feroci. In questo ministero Don Bene mette a frutto la sua formazione intellettuale, teologica e culturale, la conoscenza delle lingue, ma soprattutto quella predisposizione donata dalla grazia attraverso le vicende della vita a farsi vicino ai poveri, ad affermare la loro dignità, a servirli con passione. Nel lavoro comune con gli operatori e i volontari della Caritas, come anche delle tante realtà di solidarietà della nostra Chiesa e della società civile, Don Ben ha praticato una lettura costante della situazione sociale della nostra città di Roma, in particolare in questo momento della storia dove la crisi legata al Covid ha esasperato e allargato la condizione degli scandali. Il compito che attende la Chiesa di Roma in questo tempo è davvero quello di annunciare con coraggio, con le parole e con le opere, il Vangelo della carità. Don Ben ci aiuterà con il suo servizio a non dimenticarci mai dei poveri. Lo ringraziamo per aver detto sì alla chiamata del Signore. Del Signore e di
Chiesa Lamena ha generato e formato. La Chiesa di Roma, attraverso le varie comunità con le quali abbiamo camminato, è stata madre, maestra, nelle persone dal volto concreto di padri, madri, fratelli e sorelle. I vari ministeri sono stati scuola intensa di vita. Nella mia vita ogni nuovo incarico che mi è stato affidato è stato preceduto da una mia resistenza, e tu lo sai, quasi una lotta con il Signore per abbandonarmi poi ad un successivo affidamento. E non posso non riconoscere che sia stata sempre una cascata di benedizioni. Vorrei potervi dire che sono sereno, e invece, e ieri sera tra una lacrimuccia e l'altra, per modo di dire, il mio cuore ha trovato la pace e la consolazione con queste parole. Ero qui dentro un po' nel buio. Non temere, prendi con te la sposa, e anche viene dallo Spirito Santo. Ecco, l'unica mia forza e certezza è la consapevolezza della mia debolezza. 5 pani e 2 pesci. Il resto è del Signore. Un sacerdote amico con il quale ho avuto uno scambio questa mattina mi ha detto: ho sempre pregato per te, adesso immagino che dovrò sguinzagliare tutte le vecchiette della parrocchia a vivere un apostolato speciale di preghiera per te. Non mi ha colpito il fatto della cordata di preghiera, ma del fatto le vecchiette, cioè, ecco, così come in questo servizio nella Caritas diocesana vedevo ogni tanto gli estratti conto delle donazioni e mi colpivano 5 euro, 6 euro, 25, gli spicci. Ecco, questo siamo, questo sono, spicci. Il resto è del Signore. Sono contento di poter dedicare la mia vita al servizio al Regno di Dio con questa peculiarità della delega per la carità, migranti e così via. Migranti, cioè portatori di sete e passione di vita e di desiderio di dare il meglio per se stessi e per la nostra città. Non sono solo portatori di bisogni, ma portatori di vita vera, piena, un numero grandissimo, come lo ricordava anche il cardinale. E in questi anni, avendo avuto il privilegio di vivere il ministero della Carità, della Caritas diocesana, tante volte ho detto negli incontri e negli interventi: siamo tutti poveri e io ne sono il primo povero, cioè mancante alla scuola del Vangelo. Ecco, ho imparato cosa significa mancante, mendicante, cosa significa gridare la preghiera e aspettare la salvezza, cosa significa credere e affidarsi. Allo stesso tempo ho imparato dai poveri, dai piccoli di questa città che ho incontrato in questo periodo con un grande privilegio, ho imparato da loro che sono veri maestri di vita, ho imparato che ogni morte e caduta è garanzia di risurrezione e di salvezza. Ecco, con tutti i doni abbondanti vissuti, vivo la consapevolezza che si aggiunge grazia su grazia rispetto al ministero a cui sono chiamato. Quello che ho chiesto, ecco, questa mattina